Questa è la moneta, vero? Eccoci qua di nuovo in diretta con la Model 3 di UU, arrivata direttamente dagli Stati Uniti, e siamo adesso in Piazza Castello. Quindi siamo in Piazza Castello in ricarica. La Model 3, incredibile, un americano a Torino con la Model 3 in ricarica alle meravigliose colonnine Heavyweight da 22 kW in AC, e UU sta ricaricando, si è scaricato la sua app dagli Stati Uniti, pensa, lo fa lui che sta viaggiando in elettrico con la sua Model 3 americana. E pensate un po', si sta ricaricando alle prese normali, perché i supercharger qui non sono abilitati al modello americano. Eccolo lì con i vari amici che hanno seguito l'evento qui a Torino, è arrivato all'IKEA, e adesso ci siamo trasferiti qui in Piazza Castello per la ricarica, così lui ha tempo, perché si deve ricaricare in maniera lenta, la batteria adesso ha circa 100 km di autonomia e quindi lui deve fare il viaggio con la ricarica lenta. Ribadisco, it's really extraordinary, UU, your decision to come here. Fantastic. Sorry? We are live now. He's live more than me. Well, this is absolutely, I'm very impressed. Yes. Now you are in the very center of Torino. This is this recharging point are relatively new, only few months that are open. The only first time, yeah, because Torino it's a very strange place. We have Fiat, which they don't do electric cars, so they don't want recharging point. They don't want anything. 500 electric. E. Eh? 500 E. But only for the United States. Sto spiegando a UU la particolare situazione di Torino, dove le colonnine sono arrivate soltanto da pochi mesi, perché la Fiat, non facendo auto elettriche, non vuole che ci sia niente di elettrico qua a Torino. Guarda che meraviglia, questa è una Model 3 americana arrivata a Torino con un americano cinese di 20 anni che studia politica. Quindi guardate qua la targa della California, lui abita vicino allo stabilimento Tesla in zona, si sta ricaricando qui alle colonnine di Piazza Castello. Pazzesco, eh? Ricarica lenta relativa, comunque sono colonnine da 22 kg, quindi lui adesso sembra inossidabile, si è mangiato una fetta di pizza e un bombolone dolce. Aveva una carta tedesca, in tiratura limitata, con il suo compagno di viaggio tedesco che lo accompagna. I don't know if you want to stay or something, but otherwise. Che facciamo? Loro vanno a mangiare da McDonald's. Ah, now McDonald's. He is, not me. Ovviamente tutto cibo salutista. Però a 20 anni si può fare questo. You find a pizzeria or something. First, lui, what is a good pizzeria in this? Stefan tedesco pizzeria. L'altro vuole il McDonald's, quindi insomma dall'elettrica a McDonald's è un po' curioso, però insomma a 20 anni uno può fare quello che vuole. Is that good eating spot here? Poi se prende una Model 3 la porta qua in Europa è un grandissimo per andare il McDonald's, la pizza, qualunque cosa, qualunque roba. Quindi c'è una discussione teorica se andare in pizzeria o da McDonald's. McDonald's is right there, over there, at the corner. Fantastic. Ok. Quindi vanno a fare un supplemento di ricarica per le chioccioline per caricare qua? Dal McDonald's. Io no, c'ho il coso, ma non ho le cariche. Tu Andrea hai... Cosa? Hai le chioccioline. Sì, vuoi delle chiocciole? Hai bisogno di chiocciole così a scrocco. Una ricarica a scrocco è sempre benvenuta. Prima l'ho scroccata a Vincenzo e adesso per il karma la devo restituire. Per la causa. Per la causa. Per la causa. Allora, vi facciamo vedere ancora, ci vuole karma. Ancora un attimo qua questa Model 3 eccezionale qui a Torino. Guarda la I3, no? Guardate, questo è il caricatore americano originale.
e quindi c'ha comunque la sua adattatore con la preda di tipo 2 Mannekes, e quindi si può ricaricare dappertutto, perché mi spiegava Yu che la versione americana carica solo in monofase, quindi non c'è la trifase, e quindi carica solo fino a 11 kW. Quindi qua in queste colonnine può ricaricare solo fino a 7 kW di potenza, perché queste sono a 22 kW in trifase. Però lui, quindi queste colonnine da 22 kW, che sono 22 kW in trifase, una Tesla americana, con lo standard americano, che si ricarica solo fino a 7. Quindi pensate un po', lui, nonostante questo handicap tecnologico, perché c'è un diverso standard di corrente eccetera, lui riesce a viaggiare in Europa, perché comunque ha una grandissima auto elettrica, non è eccezionale. Adesso devo dare qualche chiocciola, qualche qui chiocciolina a Bruno, questa è la solidarietà fra elettrici, e quindi intanto vi saluto. Qui Model 3 in ricarica a Torino live dalle colonnine Heavyway. Aboliamo il motore a scoppio fortissimamente, evviva, grandi, grandissimo Model 3 qui a Torino in Italia, evviva, un carissimo saluto a tutti voi, ce la stiamo facendo, ciao ciao ciao.